Grazie di cuore a tutti quanti per essere qua stasera, e vi dico che non nascondo la mia emozione quando vedete così numerosi. Il gruppo Progetto Pertungente l'ha organizzato questa serata pensando di fare qualcosa di buono, e è la seconda tappa di un cammino che vorremmo continuare. Il nostro scopo è fare cultura cercando di svegliare la coscienza civica. Per cui il tema di stasera è molto importante, per conoscere, per sapere che realtà ci circonda, che quello che pensiamo sia lontano invece non è vicino. E comunque abbiamo dei personaggi dei quali avremo modo di conoscere lo spessore. Vi dico due cose. In fondo c'è un banchetto programmato della legalità, dove con un contributo minimo di 5 euro potrà a casa dei prodotti che due aziende ci hanno dato per l'importanza della serata, perché hanno compreso l'importanza di questo tema. Una è di Amezia Terme, è la Silagum, per cui terra di Don Giacomo, del sud che lavora, del sud che propone, del sud che fa cose buone. Un'altra è l'azienda Legato, per la quale mi onoro di lavorare da più di qualche anno, per cui il tutto va poi per Don Giacomo e per chi ha organizzato la serata, per le spese che abbiamo avuto ovviamente, e comunque è un contributo alla legalità. Adesso passo la parola al sindaco che ci ospita, che ringrazio della presenza, per un saluto. Grazie. Buonasera a tutti. Io naturalmente sono qua semplicemente per uno ringraziare Massimo Svolare e il gruppo Progetto Pertungente, che è gruppo consigliere di minoranza e che non abbiamo avuto nessun problema proprio per la bontà e la virtuosità dell'iniziativa a Portorcina. L'altro ringraziamento va a, appunto, Pierpaolo Romani, Panizza e Antonio Condorelli, curatore capo, appunto, e Massimo Campedelli, per averci onorato della vostra presenza. Io ho portato qua un omaggio appunto per quello che riguarda il nostro territorio, che è un volume curato da un amministratore che oggi appunto non è presente qua stasera, ma sicuramente se si sente vicino a voi, che è Giorgio Alberini, che è una pubblicazione che ha curato sulla comunità, sul territorio di Pingentole, e una vecchia stampa ottocentesca che ritrae Pingentole. Per lui. Grazie di tutti. Due parole per ringraziare il PD che ci ha dato una mano dal punto di vista organizzativo, le donne che hanno preparato la cena con la quale abbiamo ospitato i nostri ospiti, appunto, per far vedere che a Mantova e nel Mantovano si sta bene. E quindi do la parola a Massimo Campedelli per iniziare la serata. Buon ascolto e grazie a tutti. Grazie. Bene, grazie. Grazie a voi, grazie di questo invito e grazie dell'opportunità di poter passare insieme un'ora e mezza, due ore. A me preme sottolineare però due cose. La prima, l'incontro di questa sera è una tappa del percorso che si fa qui in Gentole, ma è anche una tappa di un percorso, di un movimento che nel nostro territorio mantovano da anni, grazie all'impegno di tante associazioni, di Libera e di tante altre, sta andando avanti proprio nell'ottica di tenere desta, tenere alta l'attenzione, avere un'informazione corretta, capire quello che sta succedendo e per quanto riguarda poi le responsabilità di ognuno, appunto fare la propria parte. La seconda cosa che voglio dire prima di presentare anche un po' un impianto della serata è questa. Bene, attorno a questo tavolo ci sono tre persone che hanno storie apparentemente, no, significativamente diverse, ma con alcune costanti, con alcune cose, come dire, che ritornano. Don Giacomo Panizza 30 anni fa partì da Brescia per andare in Calabria a fare il prete. Dottor Condorelli, dico bene, 26 anni fa partì dalla Sicilia per venire a fare il magistrato Brescia, Verona e poi adesso Mantova.
Paolo non è partito 26 anni fa, perché nonostante qualche capello grigio è molto giovane, ma fin dal 97 è impegnato, è stato impegnato per molti anni come a Roma con la Commissione Antimafia, come consulente della Commissione Antimafia, e lui viene dalla zona di Rovigo. Allora, io questo vorrei sottolinearlo come un aspetto importante, come un elemento su cui magari, se vorrete, torneremo a riflettere, cioè sul fatto che in fondo noi stiamo costruendo, o anche, scusate, stiamo celebrando, così, in un modo semplice, se volete, quella che è anche l'Unità d'Italia, quello che sono i 150 anni dell'unità del nostro paese, dove delle persone, degli italiani, prendendosi ognuno la propria quota di responsabilità professionale, civile, religiosa, eccetera, eccetera, non ha avuto paura di andare in giro per il nostro paese e portare o a ricevere da altre parti quello, e a portare ovviamente, quello che appunto lo contraddistingue come un cittadino italiano. Ecco, io credo che questo sia un tratto che di questa serata sicuramente coglieremo tutta la ricchezza. Una informazione ancora e poi dopo entriamo nel vivo. Per colpa di Saviano, possiamo dirlo così, un libro che Giacomo e Goffredo Fofi, Don Giacomo Panini, poi insomma va bene Giacomo, no? No, ci conosciamo da 30 anni, quindi sì, siamo... cioè, per colpa di quella bellissima trasmissione in cui Saviano invitò Giacomo a dirci quanto è importante l'esperienza che sta facendo in Calabria, un libro che era già pronto, invece che uscire a fine anno, uscirà a fine mese. Il titolo, Giacomo, è Ho conosciuto l'inferno, il paradiso. No, inferno, purgatorio, paradiso. Inferno, purgatorio, paradiso, uscirà fra 15 giorni per l'edizione Feltrinelli. Sappiatelo, perché alcune delle cose che ci diremo stasera probabilmente le potrete leggere con maggiore, come dire, tranquillità e calma anche in questo libro. È un modo per essere vicini alle esperienze che ci raccontiamo questa sera. Bene, come impostiamo la serata? A Paolo, visto che lui è coordinatore di un'associazione di enti locali che si occupa del problema della legalità e delle infiltrazioni mafiose dentro gli enti locali, si chiama Avviso Pubblico ed è uno studioso che conosce, che studia, che segue i processi di infiltrazione delle mafie nel territorio, chiediamo di spiegarci cosa sta succedendo nel nostro territorio, di darci un quadro. Dottor Condorelli, che sicuramente molti di voi ricorderete, qualche giorno fa, un paio di settimane fa, fece una bellissima intervista sulla Gazzetta di Mantova in cui con grande lucidità ci diede, come dire, degli spaccati molto veri di quello che sta succedendo, ma anche al contempo, e io di questo la ringrazio, dottor Condorelli, ha espresso anche un grande affetto e una grande simpatia per la nostra città. Lei ha colto dei tratti che forse non tutti i mantovani, potrete, perché sono abituati, ecco, colgono allo stesso modo. E lei ha detto una cosa importante, lei ha detto, le mafie vanno dove ci sono i soldi, dove c'è la ricchezza, per cui si insinuano, si entrano, cercano, però è vero anche che da magistrato, da procuratore, io colgo, so, vedo che questa comunità, che la comunità mantovana nel suo insieme, qui non solo la città, i mantovani, ecco, stanno esprimendo degli anticorpi importanti, stanno dicendo che, come dire, stanno reagendo. Ecco, allora lei, che dal suo punto di vista ovviamente non ci può parlare dei processi in atto e delle indagini in corso, ma ci può parlare di come lei, dal suo punto di vista, può leggere, capire, darci questo ritorno di una comunità che reagisce. E a Giacomo io farei una domanda, poi ovviamente ognuno dirà quello che crede, perché è giusto che sia così. Farei una domanda molto brutale: perché Giacomo, dopo 30 anni, non torni a Brescia? Perché continui a stare in Calabria? Perché, come si dice, nonostante tutto quello che poi ci racconterai, in Calabria è successo, sta succedendo, vale la pena di rimanere là? Ecco, io credo che questo sia anche
un modo per farci capire come non solo siamo legati dalle cose che non funzionano, ma anche dalle cose che funzionano, da dei legami di amicizia, di ricerca, di cultura, eccetera, eccetera. Questa è un po' l'impostazione che... Allora, Paolo, fa vedere se funziona. Sì, sì, funziona. Allora, buonasera a tutti e grazie infinite per avermi invitato. Non conoscevo questo paese, però ho trovato un'accoglienza molto sincera. Io credo molto nel modo con cui le persone ti accolgono, perché spesso c'è molto garbo, ma c'è anche molta formalità. E invece ho trovato molta semplicità e molto affetto, di questo ne sono molto grato. E ringrazio molto anche Massimo per la presentazione che ha fatto. Vorrei dirti che ci sono anche altre cose che ci uniscono, perché la prima persona che mi diede il primo libro, la prima macchina da scrivere, la prima fotocopiatrice per capire cos'erano le mafie era un prete molto scomodo, che però aveva fondato un centro di documentazione chiamato Centro Documentazione Polesano, perché aveva capito che bisognava conoscere le cose. E poi perché il comune di Lamezia Terme fa parte di avviso pubblico, e quindi è un'altra ragione che ci vede unita. E poi perché, come dicevi tu, il problema di cui parliamo questa sera, il problema delle mafie, è un problema che ci riguarda tutti. Io vi invito a stare attenti e, se possibile, magari ad aggiungere un altro dei momenti molto belli che farete, che anche a Tostiglia c'è una bellissima realtà che è la Mastia, Libera, tanti. Beh, il 19 di marzo, Libera e Avviso Pubblico ricordano le vittime innocenti di mafia. Noi lo faremo quest'anno a Potenza. Ecco, per piacere, ricordiamoci che i magistrati la mafia li ha ammazzati. E i magistrati dobbiamo tantissimo in questo paese, perché per quanto riguarda il terrorismo nero e rosso e le mafie, questo paese ha dato un tributo come magistratura, come forze dell'ordine, come funzionari pubblici grandissimo, anche come chiesa, Don Pino di Ghisi e Don Peppediano e tanti altri che magari si dimenticano o non si ricordano. Ecco, io vorrei che non si dimenticasse tutto questo. Sono contento che abbiate intitolato questo